Sono partite a Castelnuovo le nuove iniziative legate a Terre Furiose, il programma di eventi in occasione del cinquecentenario dell'arrivo in Garfagnana di Ludovico Ariosto. Presso il Teatro Alfieri si è svolto un incontro con gli studenti, primo di una serie di appuntamenti che vedranno la partecipazione di ospiti illustri, come in questo caso Alessandro Benassi. Si consolida un rapporto che è anche un rapporto di comunicazione verso i giovani, verso le scuole soprattutto, che è uno degli obiettivi fondamentali, e cioè comunicare anche i contenuti del progetto che stiamo portando avanti nella Rocca Ariostesca legato all'Orlando Furioso, che sono i temi della creatività, i temi dei valori che vanno riscoperti e che vanno portati dentro le relazioni delle persone. Sono occasioni per i nostri giovani estremamente formative, sono momenti che non si fa la classica tradizionale lezione, ma hanno moltissimo da imparare e da apprendere. Al termine dell'incontro davanti al Teatro Alfieri sono stati inaugurati una serie di pannelli illustrativi, delle installazioni di fantasy art realizzate con le tavole di quattro tra i più importanti artisti di arte fantastica italiani chiamati a reinterpretare i personaggi ariosteschi: Luca Zontini, Paolo Barbieri, Deni Orizio e Lucio Parrillo. Ecco che Luca Comics and Games, Luca Crea, vuole venire qui al fianco del comune di Castelnuovo in questa meravigliosa intuizione per riattualizzare in qualche modo l'eredità del grande poeta e commediografo che si è fatto in qualche modo genius loci. Nello stesso giorno, alle prime ombre della sera, si è proceduto all'accensione delle opere ispirate all'Orlando Curioso, con illustrazioni pubblicate anche nell'albo di Imagine FX Italia, rivista leader di digital art. Ad arricchire l'ingresso e il foyer del teatro, altre installazioni sempre legate allo stesso tema. Le opere rimarranno esposte per tutto l'anno 2022, quello appunto del cinquecentenario dell'arrivo in Garfagnana in veste di commissario estense di Ludovico Ariosto.